Dummy like a Hellcat. Tutti signori e signori, sono Cimitero, ben ritrovati su Rise of Room, sul sesto capitolo, finalmente. Sono mancato per un po' di tempo questo gioco perché ci ho avuto un po' di problemi con altri giochi. Niente di faticoso. Comunque, morale della favola, eccoci qua. Eravamo rimasti con la morte di Clot, se vi ricordate, il super vichingo cazzutissimo. E adesso il capo della Barbaria andrà a parlare con i romani, credendo che vada tutto bene. Invece i romani gli regheranno una bella sorpresina, con il signor Comodo, il bastardo. Buona visione, regà. Andiamo a fare le chiappe. Leggendiamolo. Ci siamo diretti a York. Commodo era salvo e Oswald pronto ad accettare la pace. Imploro gli dèi perché la fine di questo orribile massacro sia ormai prossima, così da poter tornare finalmente a Roma con i miei uomini. Comincio a credere che il comandante Vitellio avesse tutte le ragioni per disapprovare questa campagna. Ma quanti soldati sono morti per una vana vittoria? E io? Ebbene, io ho versato tutto il sangue versabile. E dai, va. Ah, mo se vanno a fare chiacchierata. Questo al leggendario sarà veramente tosto, cazzo. Tutti come strillano. Ecco, Doti. Signore, recco di fronte a voi Oswald, re di Britannia. Ha rinunciato a questa ribellione. Obbedirà alle leggi di Roma ed ora innanzi combatterà solo per la salvaguardia della pace tra i nostri due grandi popoli. Vostra Altezza, chiedo solo che la mia gente sia trattata con equità, come vostri eguali. Sì. Io stai chiedendo la persona sbagliata, mi sa. E tutti potremo vivere in pace. Così potremo tutti vivere in pace. Guarda che faccia la schizzata questo. Il trattato di pace di Roma. Il volere dell'imperatore. Vabbè. La pace dell'imperatore! Chiede solo il sigillo del re su quella pergamena, poi lasceremo quest'isola abbandonata dagli dèi. Il tuo imperatore, mio padre, egli è giusto e leale. Ecco. Chiede sto sigillo. Il sigillo dell'imperatore. Diretta propaggine del suo volere e della potenza di Roma. Alzati. Che tatuaggetti, dai a dare un abbraccio, asso bastardo. E mo gli fa le penne. Ecco. Re Oswald, ecco la tua pace. No! Come osi? Lurido cane immondo! Come ti permetti? Vedi? Non sai cosa succede a chi osa sfidarmi? Mai sfidare me! Sono ste sette coltellate. Muore.
Il volere dell'imperatore è ora compiuto. I barbari non uccisero mio padre. Fu l'imperatore. Salva sì. Roma da loro. Forza. E bravo Marcus. In ginocchio, cani. Che aspettate? Ho detto in ginocchio. Non so cazzi si te ne vai. Non è questo il momento, Boudicca. Corre. Mio padre è un dio. Io sono un dio. Obbeditemi come fossi un dio. Non lo so proprio dire, vedi sta serciata in terza, va. Andiamo al porto. Vitellio, ti ordino di soggiogare questa feccia ribelle. Difendi la città. Te pareva. La pagherete cara. Acci tua. Massacreremo ogni uomo, ogni donna e ogni bambino e profaneremo le vostre tombe. Ecco. Vabbè, come al solito ci tocca a noi, questo se da... le mura! Respingetemi! Ora! Ok. Chiudete i cancelli! Non devono entrare per nessun motivo! E te pare, chi ci pensa? Penso io il comando. Tu pensa alle mura. Marius, ci serve tempo. Devi tenere il nemico all'esterno il più a lungo possibile. Dobbiamo evacuare tutti i civili verso la banchina. Fa tutto ciò che puoi. Ci incontreremo al tribunale. Ora va. Faccio tutto ciò che posso. Ci provo. Dai, va, dai, va, dai, va. Allora. Giusto gli dei. Vado a casa lì. Arcieri, qui. Questi stanno in cassati neri. Pioggia di frecce al mio segnale. Sono in troppi. Ok, ci stanno a farti tutti praticamente. Quanti? 10.000. 20. Sono tanti. Marte, dacci la forza. Mai visto nulla del genere. Soldati, ci attende una grande battaglia. Sono qui per noi, per prendere ciò che è nostro, ciò che amiamo. Vogliono portarci via tutto. Che vengano a noi. Oh. Se ci riusciranno. Praticamente adesso tocca resistere il più possibile. Allora. Una vostra parola, signore. Gli facciamo attaccare torre d'assedio, prendere l'offensione offensiva, ma non impedirei i torri di avvicinarsi. Facciamo questo. Create alle armi d'assedio. Meglio le armi d'assedio, che danno un sacco fastidio. Quando le scale. Invece le torri le facciamo avvicinare. Porca troia. Che cazzo stai a fare, non la vedo. Mettete un attimo scordato contro chi sa e sciocca. Vabbè. È nostra! Ecco, allora, vamo a capire. Che dopo tutto sto culo che ho fatto, mi faccio ammazzare qua, secondo voi. Eh? Merceri. Neanche per i loro traditori. Ah! Fatta la cazzata. Scoccare. Oh yes. Arcieri, se mi era una cazzo di mano magari. Oh oh oh. Fanno un casino.
scendono e succede un casino. E io qua sto. Arcieri, hai visto mai che mi era da una mano? E te pensi che me l'ho scordato come da gioca? Ah, davvero stai a fa? Porca troia, più parlo più me ne curano qua. Non c'è niente addosso. Bim, mamma mia. Appuntamento dal dentista, vai. Tutta giusto, cazzo di cosa. Ok. Questi arcieri maledetti. Ok. Butta giù. Ok. E dai, l'abbiamo buttata giù. Una è andata. Come strillano! Sempre sopra. No, non pedimo le torri, va. Valiste! Crea torri d'assedio e assoldati! Torri d'assedio e soldati, vai! Cazzo, mica lo so qual è meglio. Porca gnotta! Mi sa che era meglio. Arcieri pronti, attendiamo ordini. Arcieri, copritevi! Ok, tocca buttare giù subito ste cazzo di scale. Tocca buttare giù subito le scale. Oh, e come quasi tutti gli uomini sono morti, oh. Muori un po'. E mi pare quasi se tutti gli uomini sono morti, porco giù. Che cazzo. Pure usate bene le frecce e non muore nessuno. Bella questa, sì. Dai che gliela famo a prima botta. Dai che gliela famo. E gli arcieri invece le passano le pippe e buttano giù sta roba. Sta pure andata. Ok, bella questa. Questa è proprio spettacolare. Bello. Ok. Blocchiamo ovviamente torri d'assedio, le armi d'assedio, facciamo avvicinare le torri e spacchiamo il culo a tutto il resto. Ok. Arrivano! Le scale gliele buttiamo subito giù, mi fa manco salissi, maledetti. Non li famo manco salire. Mi ricordavo che sta sedere anche a te. Vai giù, chicco.
Scocca, scocca. Il problema non è soltanto il mio, il problema è difendere anche i romani. Quello forse è ancora più grave le cose. La torre sta pure arrivando. Dai, però, porca troia. Arriva pure la torre, cazzo. E vai via, Chicco. Bravo. Tocca pensare a 20.000 cazzi insieme. Attenzione. Questo ci volevamo dalle palle. Attenzione. Poi dovrebbe stare il carcere che rompe il cazzo, mi ricordo. Invece no. Ci siamo, levate gli uomini! Loro ultima possibilità. Fermata la torre, l'assedio è scongiurato. Ok. Dai, va. Eccoci qua. Questi asciosi lancerò le cose. Cazzo, arcieri, apri il camione, lanciate arcieri. 1, 2 e 3. Questo gli famo tappa subito i denti. Ok, devo spaccare questa cazzo di sostegni della torre. Porca mignotta, porca di quella lurida puttana, quanto è grosso questo. Oh yeah, ci siamo. Ok, e l'ultimo è casca tu. Ragazzi, mi coprite un attimo, bravissimi. Ci siamo. Ok, questa era la prima ondata. Poi ce ne dovrebbero essere altre. Guarda quanto cazzo sono questi. Ah no, è pure chiuso. Bello. Questa era la terza ondata. Terza ondata gli abbiamo fatto subito. Andiamo, raga. Yes. Ho capito. Il cancello sud è caduto. La città verrà distrutta. Portate la gente alle navi! Portiamo le chiappe alle navi. Devo arrivare alle banchine. Giù il canale. Esiste un'altra via. Sì, potete tagliare per i bassi fondi. Ok, tagliamo questi cazzo dai bassi fondi, via. Arrivano i britanni! Arrivano i britanni! E date come il vento, naga! E mi batterò da solo contro questa marmaglia. Sì. Cazzo sta a succedere qua? Oh, manca a casa la colonna. Fatemi scapparmene. Ma almeno oh, bravo, stai calmo. Non succede niente. Le faccio solo il pelo. Andiamo, che tocca fare una cosa veloce, zio.
Bello del cane, è qua. E oppa. Ci vediamo là. Ci vediamo. Allora qui ragazzi devo andare sopra. Eh sì, sta succede lo scasino. Elimina gli arcieri, ok, cazzo l'ha fatto tutto. Stanno a sparare sulla gente, sì, bastardi, capito? Ed ecco qui il centurione eroe del momento. Medici del mondo, no! Oh. Come la vedete, de massacro? Bello, vatti a far bagnetto. Poi queste sono acque pulite, tenete i cadaveri. Mamma mia, sempre meglio, sempre meglio. L'altro se n'è andato. Porco, due che vichinghio. Toccava fare adesso. Arrivo, raga, buoni un po'. Ah, è rimasto lo stronzetto là, mo ho capito. Piaci, via. Te va bene, te va. Brisce qua, andiamo da dietro, vedi? Non ti preoccupa, è arrivato zio Martus. Oh cazzo, mazza, questa l'ho sentita. Questa l'ho sentita, ma non il cazzo un attimo, vamo così. Vamo così, va. Vamo così, vamo. Mamma mia, sì. Sì. E sì. Oh yes. Oh, è bello, via qua, eh. Bella. Alla schiena, guarda com'è. Non è da infami questa, da... è da Marcus che vuole scappare. Qua c'erano pure due strade, mi pare. Okay. Le porte non si aprono, siamo in trappola! Ora accia sta gente, aspetta raga che arrivo. Arrivo, arrivo. State buoni un attimo, sai com'è qua? Stiamo a passare tanto bene. Ho trovato, dammi un attimo. Se ve ne vate, pensate che ve picco sotto, però. Sai come? E io? Io faccio il giro, faccio. E Marcus, o te sbrighi o te sbrighi, già mi stai a fare un cazzo. E chi è là? Affondate la nave! E sono romano, Nitra! Ok. Ok, ma questo dovremmo prendere gli arcieri da dietro così. E infatti... infatti, mamma mia, bravo Marcus. E bravo Marcus. Torna qui! Un romano, prendetelo! Dove cazzo? Io mica sono romano qualunque, che dici? Prendetelo così, oh! Non vedi come si tira questo. Ma che te sei mangiata, oh? E qua, via. Salta un attimo i denti che ti ricordo un attimo chi sei. Ma quanti cazzo siete? Buoni un po'. State per buoni, eh. Questi con due spade sono sempre un dito in culo. I ciccioni pure, gli rompiamo il culo. Eccoci. Come avete, se mo te stupro
Io vedo una cifra bene. Ma una cifra proprio, non ha capito, chicco. A posto, levatevi dal cazzo, ora si comincia a giocare come siete. Te levati. Quanta morte. E quanto sangue. Eh sì. Purtroppo una volta era così, me ne frega un cazzo. Massimo, ne mettiamo pure altro, da sangue e da morte. Vitellio suona la ritirata. Da Vitellio che caga sotto. Tacito, che dice? Ritira nel tribunale, trova state per il tribunale. Una parola. Siamo a uno stadio. È così da un'ora. Hanno degli arcieri appostati. I barbari non cederanno. Ora te faccio vedere come cedono, siedo. Te faccio vedere come cedono i barbari. Mostriamo la potenza dei nostri scudi e la lama delle nostre spade. Troppo lontane ancora. Scudi in alto! Le sudine, fermarsi! Avanti, avanti, testucci. Fermi! Impugnare già veloce! Avanti, bravissimi, testuccine! Scudi! Fermarsi! In posizione! Oh, tocca stare attenti! Pronti, pronti ancora un po'! Testucci! Scudi pronti! Testuccine! Fermarsi! Ok! E mo to cazzo loro. Questa gliel'abbiamo fatta. State fermi! Tessuccine. Che qua, amico mio, via. Mamma mia che gliel'abbiamo fatta questa. Avanti. Altro che bloccano il ponte, non ha capito. Ecco. Beh. Ritirati nel tribunale, trova la strada per il tribunale. E ripiegate! Il resto di voi presidi il ponte per la ritirata. Io incontrerò Vitellio al tribunale. Subito, signore. Che bravi, raga. Fate cazzate. Mi fate incazzare. Che è qua? I ladri. No, no, i fanghi te facevano. Allora. La strada per il tribunale. Che ci vuole? Basta chiedere. Il tribunale sta lì. Eccolo lì. Ok, ma la troviamo un ammenati. Eccola qui. Aspetta che hanno fatto questi qua. Un casino proprio. Ok, ecco qua il tribunale. Il tribunale è inaccessibile. Ecco. Uno e due. Ok. Primo, vedi come sono fezzati questi. Pessimo, gli facciamo un bel lavoretto. Lì. Ok. Eccolo qua. Adesso tolti questi dalle palle, dovremmo essere arrivati al tribunale. Però adesso ce la siamo a vedere veramente, ma veramente brutta. Infatti se ce la facciamo così, bene. Se no abbiamo fatto la fine del pollo. Oh. Che cazzo so, sti maledetti.
Già che sa, siamo cavati con una vita dura, c'è qualcosa. 1, 2, 3. Ok, perfetto. Ok. Ok, pure questa abbiamo fatta, non ci resta che andare al tribunale, penso, se ci fanno passare, penso, infatti sì, infatti sì. Adesso? Prepariamoci per ecco, il prossimo assalto. Marius, vieni, seguimi. No, no. I dei ci hanno concesso un po' di respiro. Meno male. Tanto mi arrivano più incazzati che prima. York è perduta. Dobbiamo trarre in salvo il maggior numero possibile dei nostri. Il fiume è l'unica via di fuga. Li porteremo sulla nave venuta da Roma. È corazzata e può sopportare ogni tipo di attacco dei barbari. No, dovranno salire sulle altre navi. Commodo e la sua guardia sono fuggiti sulla nave da guerra. Sono stati i primi a fuggire. Certo. I primi a lasciare il porto lasciando indietro donne e bambini. Comodo è proprio uno schifidorse. Aggiornami sulle difese. Siamo tagliati fuori dai distretti e stiamo difendendo i ponti, ma la maggior parte di noi è stata evacuata. Bene, quando tutti saranno in salvo ci ritireremo sull'ultima nave. Certo. Marius, di qua. Dobbiamo spargere la voce, riferirlo in Senato. Commodo deve pagare per questo. È giusto. Sul ponte riportali indietro, io controllo. Porteremo via da qui. Userò lo scorpione per da qui. Uomini! Tocca praticamente difendere questo cazzo di ponte a manetta. Pa 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 pa. Quanti cazzo se tirare la mano di loro, che hanno fatto il segno. Li facciamo ripicca. Li scoccate subito perché qua già la vediamo veramente brutta. Scoccate i mortacci vostri. Ok, non voglio vedere chi ci rimane a finire. Noi andiamo, io ricordo il coma, ma la fine del ponte. Via. Che pare, chi rimane a difendere dietro? Chi poteva rimanere come stronzo che ultimo? Oh, bye bye bitch. Mamma mia, padre. Qua questo proprio al base. Ok, adesso gli dovremmo aver fatta, cazzo. Armate, ve ne va. Va, Marius. Tratterrò finché la nave non salta. No! Ecco. Andate voi! Voi dovete vivere! E io rimango come uno stronzo. Il già so che devo morire. Siete un comandante! Giusto. Roma della retta, a me invece non me se incula nessuno. Andate! Io mi sa che faccio la fine del pollo, arriva Damocle adesso. Mi ricordo proprio. Qui non si poteva fare un cazzo su questo, sul ponte. Devo praticamente morire. Ci sono veramente troppi. Questo cazzo di ponte devo praticamente morire. Ah,
Andiamo avanti. Eh sì. Veramente troppi. Non gli faccio cazzo. Ecco qua, infatti. Impossibile per Marius. È grosso. Bim. Ecco. Crepato. E qua mi ricordo che il capitolo dovrebbe finire. Mi divento Damocle. Il cazzottissimo Damocle che si vendica sia su Roma che sui barbari. Infatti. Eh sì. Ragazzuoli, dovrebbe essere finito. Arriva. Eccola, la zinnona. Che mi risveglia dalla morte. Il sodduzzine ne potevano salvare. Coltello di Damocle. Damocle fu un valoroso guerriero. Un condottiero alla testa di un'armata imponente. Sì. I suoi vili comandanti lo abbandonarono. E lui si incazza. Nemesi, la dea della vendetta, concesse a Damocle di tornare tra i vivi come spirito vendicatore. Uno spettrale centurione armato che avrebbe braccato e ucciso ciascuno dei generali traditori. Damocle. Eccoci qua. Dalla fanga. Sto un po' incazzato. Sì, dovrebbe essere finito qua. La possiamo concludere qui. Sì. Marius Titus, sei un generale di Roma. Ti ho condotto qui per proteggermi da Damocle. E invece. Ma tu sei Damocle. Bravo Nero. Non mi aiutatemi. Tu sei Damocle! Sì, è vero. E la mia storia sta per concludersi. Mi ossessionava una sola idea. Una sola, unica, brama. La sete di vendetta. Vendetta contro l'imperatore Nerone, che aveva massacrato i miei cari. Contro i suoi spregevoli figli, che avevano tradito la mia legione! Non hai capito. E mo so che asci tua. Per riscuotere il mio debito, sarei tornato dove il mio viaggio era iniziato. Sarei tornato a casa. Bene ragazzuoli, io direi che possiamo finirla qui. Anche il sesto capitolo l'abbiamo concluso. Adesso si torna a Roma. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, lasciate un bel commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video. Dove si torna a casa, a Roma, incazzati neri con Damocle. Bella regà.